Quali sono gli scopi delle scie chimiche? Perché vengono diffuse? Queste sono le domande legittime che molti si pongono. Proviamo a fornire delle risposte. In primo luogo, le scie chimiche contengono sostanze in grado di modificare i fenomeni meteo. I sali di bario ed il gel di silicio, ad esempio, assorbono l'umidità atmosferica, riducendo drasticamente le precipitazioni. Inoltre, le scie, formando una patina che filtra i raggi solari, danneggiano le colture tradizionali, che abbisognano sia di luce sia di acqua. In questo modo si rendono necessarie le sementi OGM. Non è un caso se da anni molte multinazionali agroalimentari esercitano pressioni sull'Unione Europea affinché siano accettati gli OGM. Vari elementi chimici poi sono irrorati per ottimizzare la ricetrasmissione dei segnali radar e per favorire una migliore propagazione delle onde radio a fini militari. Sempre in ambito bellico, la manipolazione della ionosfera e l'irrorazione di sostanze chimiche permettono di accecare i radar e i satelliti nemici. Con i voli sono diffusi nell'aria spore di funghi, virus e batteri nell'ambito di pericolosi test sulla popolazione. È evidente quindi che l'operazione Scie Chimiche si inquadra negli obiettivi del complesso militare industriale volto ad aumentare a dismisura il controllo dell'economia globale. Le scie chimiche sono dunque un'arma per il controllo del clima e per soggiogare quei paesi che non intendono piegarsi al nuovo ordine mondiale. L'operazione si basa su di una serie di brevetti acquisiti in seguito dalla NASA, dalle forze militari statunitensi, russe, cinesi, brevetti che si sono tradotti poi in tecnologie belliche e di geoingegneria. Gli interessi in gioco, come si vede, sono molteplici ed è per questo motivo che sia le istituzioni sia i media ufficiali negano la stessa esistenza del problema, riconducendo le attività di avvelenamento del pianeta a normali voli di linea e alle rarissime scie di condensazione. Noi sappiamo invece che essi mentono per nascondere una verità inconfessabile. È nostro dovere fermarli prima che sia troppo tardi.